più autorevole. Il signor Fokker conosce benissimo, perché Pierino non lo conosce. Pierino non so chi è. E non abbiamo tanto raccontato di lei, la nostra segretaria, il collega Pierino. Poi i rappresentanti della sua valletta. Ma come siete organizzati? Tra, diciamo, la mano di noi, la... ci siamo noi di pane. Diciamo che abbiamo fatto un bel pullman. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E ben arrivati. Ti saluto. Va, vieni. Un saluto da un cremonese Solando, perché non si possono dimenticare gli anni della nostra giovinezza, quando si andava, che non c'era ancora, chi sa di Salentino? C'è il dottor Pierino Fokker, la moglie di Sandra da Praia, la sorella. Quando a Salentino non si arrivava, perché non c'era la strada, si metteva la macchina in quello che c'è, in quel maso che c'è sulla strada, ma e con il cross a piedi si saliva, strada. Credo 7-8 anni, si saliva dalla strada camionale fino su Celentino col cross. E veniva giù di cross davanti e noi dietro. E Luciano con la palma col cross. E con le mucche davanti. Certo, sì, sì, con le mucche. Il cappello Celentino si era il Fokker che ci dava del pane buonissimo, e poi si andava a Covolo avanti e indietro un giorno sì, sempre a piedi a fare la spesa dalle penagioie, dalle penagioie, sì, perché quella strada che facciamo sono stati degli anni bellissimi, diciamo, le penagioie. Adesso passerete da questo posto, andrete al Museo del Violino e attraverserete una delle piazze più belle che ci sono in Italia, la Piazza del Duomo, con la cattedrale, il Torrazzo, che è una grande torre, più grande d'Europa, e vi consigliamo di guardare il Battistero, che è mai molto preso in considerazione, invece architettonicamente è molto bello. E poi si va al Museo del Violino, quando tornate c'è il Museo Diocesano, se vi interessa vedere, che è molto, credo, molto bello, anche paragonabile a quello di Trento. Guarda, abbiamo incluso la nostra gita, quindi non mancheremo. Però è una cosa bella per certo. Per il resto la città nostra, io sono la famiglia nostra, venuto qua nella metà del 600, praticamente non proprio Cremona, ma per quanto mi risulta, dalla Camera di Commercio era a Casal Buttano, poi velocemente arrivando fino a fine dell'Ottocento, erano stati bravi, perché lo zio Fortunato aveva imparato la scuola della lavorazione del rame, noi siamo dei casali di origine, lo zio Fortunato faceva tutti gli impianti per i caseifici, e li vendeva in tutto il mondo. Abbiamo ancora di suo ricordo il medagliere, faceva le mostre a Verona dove vinceva, e abbiamo fatto dei brevetti importanti per la pubblicazione del burro, di quelle cose qua. E poi nell'88 i cinque fratelli praticamente si sono divisi. E allora l'azienda è finita. È andato avanti mio papà, che è diventato un commerciante di prodotti siderurgici, dove io ho imparato le prime storie della siderurgia, e poi ho lavorato con papà per tanti anni, diciamo, non tantissimo, tanti anni. Diciamo che il nostro programma, che si studiava a scuola normalmente fino a maggio-giugno, poi c'erano 2-3 mesi dove si andava a lavorare fino alle 5 del pomeriggio, e poi l'agosto era destinato alla montagna.
tutto il mese d'agosto è andato in strada. E quindi ho cominciato presto a conoscere il lavoro, molto presto, e ho progredito poi nella mia attività, e adesso ho 87 anni quasi, ringraziando il Signore, e sono ancora abbastanza impegnato in quello che posso fare. Abbastanza molto. No, ora la testa funziona ancora, il resto un pochettino. Beh, però sul Dio ci sono andato. Sì, sì, sì. Quanti anni fa sono andati sul Dio? Tu mi hai accompagnato? 10 anni, io l'ho accompagnato fino al 2 dicembre. Tu mi hai accompagnato al 4 dicembre. E dopo sono venuto a prenderlo. E io sono andato sul fine d'anno. Sì. Poi siamo andati in Magomare anche l'ultima volta. Il rifugio l'acqua. Io Ah, sono andati in tanti, Siamo in casa, vero? Ma qui sopra? Si vive in montagna. Dopo il rifugio? Una punta lice. L'arche è più semplice. Il rifugio sarà cima e questo dopo. Però la camminata è tranquilla. Io sono non è mai lasciato è tutto bianco mi sono come una volta tutto bianco ma si faceva lo stesso che durava anche ma non è mai la nostra era sempre bianco adesso è brutto il pericoloso adesso era bianco era prima adesso però non la sega andando su sono ancora sono super immagini appesi alle pareti. Adesso il brot lo usiamo quando facciamo le rappresentazioni teatrali. Ma sa come l'ho presente io invece? Quando venivano le donne qui comuni, tutti i quartieri, dentro il fieno, sopra il brot, che è una. Lo conosce bene, sotto tutti i comuni, sopra. Venivano giù la sera, oh, che spettacolo! Un profumo. Ah, questo sì. C'era il carro e c'era il prof. No, io conosco il prof. Era la Malga Monte che andava su a fare il. Sì. A far l'erba. E poi sul costone della Malga Monte ci sono delle erbe particolari. Sì, sì. E tu andavi a prendere. Andavi a prendere. Sono... Mi regalavi. Nei boccettini buonissimi per fare le tisane e non solo per guarire il fegato, l'intestino qui fatto la mezza farmacia io vi ringrazio molto volevo sapere dottore mi permette di una cosa siamo una bella rappresentante della Val di Sole siamo ben 50 corpi. Fino a qualche giorno prima della chiusura di iscrizioni avevamo una corriera, ma poi hanno letto in fondo, si va a salutare se lo vedi e la corriera si è riempita. Quindi siamo stati veramente onorati. Siete contenti? No, siamo onorato io, è la vostra. Siamo nella Val di Sole, diciamo di nome di Sole, Val di Sole qua. Una ventina sono proprio della Valletta, quindi sono proprio venuti, perché e appunto avevo visto qualcuno proprio di Celentano. Noi dobbiamo dire veramente, insomma, partiamo con un grande grazie, insomma, anche perché ci avete riservato una giornata che credo sia una delle uniche anche, perché siamo signori. Non è che l'abbiamo portata noi dalla Val di Sole, proprio acqua. Scendendo io ho detto qualche parolina del cavaliere Arvedi, ma lei ci ha dato qualche ulteriore immagine proprio bella, bellissima, compreso il fatto che ho sentito che questo nonno, questo, vinceva qualche medaglia, una famiglia vincente, insomma, ecco, quindi possiamo dire che si conferma, vero? Beh, adesso non ce l'ho da farvi vedere, però recentemente abbiamo fatto uno studio che mi hanno dato anche all'Università di Torino, dove ci sono tutti i suoi brevetti. E in effetti sentivo appunto dei brevetti, ho detto stamattina tanti brevetti, sì, di questo lavoro, ma anche... Poi naturalmente abbiamo tutto l'elenco delle medaglie, che aveva preso d'oro nel vittoria che faceva a Verona. Dopo le medaglie ai loro tempi
allo Stato e abbiamo ricevuto la pergamena. E però mi sbilancio con una parolina. Io sono convinto che il cavaliere Alvedi sia di una famiglia speciale, perché prima l'ho detto, ma permettetemi, facciamo un applauso alla signora Luciana, perché la signora Luciana Buschini è sicuramente, non la spalla, è la metà dell'opera. Alla metà. È proprio vero, se sei una persona che ha fin fatto le ferrate può starmi vicino. Faceva le ferrate, mi ha sempre stato vicino, sempre. È una pazienza con una pazienza straordinaria. Non c'è bisogno di dirlo perché sono vicino. E sono 60 anni e siamo sposati. Non ricordo. Carissimo, grazie per avermi permesso anche ai collaboratori, alle figure che ci sono qua a fianco e anche alle signore che ci hanno favorito i contatti, perché insomma per loro come dire, è stato veramente per noi facilissimo insomma, ecco, arrivare qua. Quindi hai fatto un bel giro stamattina. Sì, faremo un giretto ma in piena serenità e tranquillità. Cremone, bella. Dopo c'è l'audizione all'auditorium dove c'è il suono di una chitarra particolarissima. Forse vengo anche io a sentirla. Va bene. Speriamo di sentirla. Una chitarra di Stradivari. Con voi a sentirla. E sono orgoglioso che siate venuti. Vi abbraccio tutti perché per me i ricordi di Solander sono sempre molto vivi, molto vivi. Ho passato degli anni bellissimi. Quando le cose si conquistavano. Con i giovani dice ci conquistavano con l'impegno, con il sacrificio, con quei valori che naturalmente che c'erano perché, nel Trentino si sono sempre trovati. Ecco. Sono rimasti dentro. E c'è sempre nel ricordo. Sostenuto. Come dicevo, vi ringrazio molto. Io vi troverete sul pullman perché non volevo darvelo da portare in giro. Questo libro, che è un libro della capitale del Po, di Cremona, racconta la storia di Cremona dagli inizi dell'impero romano fino a quasi i giorni nostri. È una città interessantissima, Cremona, ha fatto un aspetto proprio artistico, è una città molto importante che ha fatto qui studiare, ne parlavano i romani, ne pagava Tacito, ne pagava Virgilio, ne parlava Augusto, ne parlava anche Cesare che ha fatto la riforma agraria qua. Perché per andare al nord dell'Europa bisognava guardare il fiume Po. E quindi Cremona era il posto dove si guardava il Po. Quindi la piazza che voi vedete, che è la piazza del 1100, l'ha fatto su con tutti i soldi delle gabelle che pagavano per passare il Po, perché per far su quello che vedete adesso ci vogliono i mezzi. E quindi Cremona era molto importante all'epoca romana e lo è stato importante fino a Federico II, dove naturalmente era diventata anche città imperiale, perché appunto la sua posizione strategica sul Po le aveva conferito questa possibilità di diventare una città. E davvero a quel tempo gli stessi abitanti, grosso modo, di quelli che abbiamo oggi. Quindi dall'epoca romana fino al 1200 praticamente è stato il centro, la via che ha portato verso il nord dell'Europa. Dopo è arrivato il Rinascimento con le repubbliche marinare, col 1500, quindi Amalfi, Pisa, Venezia, Genova e quindi il Mediterraneo si è aperto la conoscenza e quindi il fiume Po ha perso la sua centralità praticamente e si sono sviluppate le repubbliche marinare. Poi le colonne d'Ercole sono andate a venire negli oceani atlantici.
Poi Cremona è stata una città importante sotto l'aspetto dei tre vescovi molto importanti, che hanno Novasconi, Bonomelli, Cassani, sono dei vescovi che hanno proprio fatto promuovere il rapporto tra lo Stato laico e lo Stato ecclesiale, praticamente la Chiesa era proprietaria fino quasi ai nostri confini. Poi è stato anche il centro della nascita del socialismo, perché Cremona è stato il primo comune d'Italia, comune, Milano, e qui c'erano il comune. E le radici di tutto questo modo di gestire proprio le cose pubbliche, nasce il socialismo con Bissolati, Turati, tutta la storia viene sempre dalla cultura, viene sempre dalla formazione della Chiesa, viene sempre dalla cultura. E nasce il socialismo Cremona. Proprio il concetto di socialismo nasce a Cremona. E nasce a Cremona perché i cittadini già molti anni prima, 400, 500, 700 anni prima, si erano resi indipendenti. Avevano sempre gestito con dei loro rappresentanti, non c'era il padrone. C'erano i rappresentanti del popolo, e era rarissimo allora. E quindi è una città che ha dei grandi patrimoni che sono legati al Medioevo. Poi sono passate, ripeto, le colonie marinare e sono nate nel 1500. E Cremona si è fermata. Si è fermata lì. Ma la cosa straordinaria è che si è fermata come allora. Cioè, quello che voi pensate che allora aveva 60.000 abitanti, ne ha 60.000 adesso. Ah, in 700-800 anni non siamo rimasti così. Quindi voi potete girare per Cremona, stiamo lavorando per farla diventare una città universitaria. Nel senso che pensiamo che i giovani possano essere la nuova, se dovete andare, la nuova, il nuovo futuro. Questa città è molto anziana, come è sottoscritto, sono molte persone anziane. I giovani partono vanno da Cremona e vanno, e invece devono fermarsi a Cremona e ridare a Cremona il senso della vita e del domani, del futuro. E per farlo bisogna che i giovani studino. Anche perché Cremona, ed è lì che è affascinante sempre la storia dell'umanità, c'erano cinque monasteri. Cioè, cinque monasteri, sì, i monasteri di allora rappresentavano il potere. Il potere, quindi la gestione delle cose, perché veniva dalla conoscenza, quindi dal sapere. Come sempre la cultura, il sapere, è la base dello sviluppo della conoscenza e anche del potere. C'erano cinque monasteri, due o tre li stiamo mettendo perché sono innamorato di riprendere questi concetti fondamentali, che sono i concetti poi dello sviluppo dell'umanità. Quindi sono due monasteri che stiamo facendo dell'università e che daranno frutti dopo. Certo, io sono, non ci sono più, no, però sì, ci saranno i ragazzi che andranno a scuola e porteranno avanti con la nostra città. Io sono stato troppo lungo che dovete partire. Vediamo anche noi cosa troveremo dopo. Dopo. Peraltro tiene in mano proprio la copia dell'illustrazione a Val di Sole di Don Giuseppe Arvidi. Ecco, vi ho prima detto che è anche il nostro socio vitalizio, il cavaliere Arvidi, perché appunto su quell'opera lì ha anche dato un bel contributo per poterla ristampare. Questa è del 1800. 1848, ed è la più bella guida che abbiamo tuttora, davvero. Anche se ovviamente è così, si dia su tempo. E c'è il Biozzo qua, il famoso Biozzo. Ecco questo piccolo segno al cavaliere Arvidi, che adesso non so se si deve aprire o non deve aprire, ma ve lo dico che cos'è. È un, lo facciamo aprire? Dai, lo vediamo. Sì, no, perché veramente è il frutto della, come dire, bellezza ideale del pensiero del dottor Panchieri, Mauro Panchieri qua, che ha lanciato un'idea fantastica, almeno io credo che sia così, se la vediamo.
che era perché mi ha detto che è appassionato d'arte. È artista lui, è proprio artista, è uno dei nostri artisti, la Valle ha anche fatto una scuola. In che arte si esprime? In arte figurativa pittorica. Complimenti. Ma anche con dei risultati decisamente buoni. Ah sì? Sì. Ma un quadretto non lo possiamo acquistare? Magari un quadretto adesso lo rimettiamo al rapporto più diretto. Io vorrei che lei potesse aprirlo, perché vediamo un po'. No, mi interesserebbe un quadrato di sole. È una cosa piccolina, però adesso vedrete. È tutto quello che è il dottor Alvedi e quello che è il nostro Mauro Panchetti. Di moglie è curiosissimo. Va bene, mi sembra che che cos'è? Vediamo se riusciamo anche a vederlo. È un anello in argento, non in acciaio. Arca! È mago dell'acciaio, ma perché è simbolo di fedeltà e di amore con la nostra valle, la sua e la nostra valle. E io ho sempre avuto nel cuore questo sentimento dei valori vostri. E anche adesso è una cosa di poco, ma c'è dentro tutto. Sì. A suggello del legame con la nostra valle. Grazie, proprio adesso, che qui nel cuore. Ecco. Tanti auguri. Molto bello.